Inghilterra, 1868. Una carrozza si schianta. Gli unici sopravvissuti sono George Jostar, un borghese, e suo figlio neonato, Jonathan. Un passante, Dario Brando, prova a depredarlo e George, svegliandosi, crede che sia venuto a salvarlo e gli promette che la sua famiglia gli sarà per sempre debitrice. 12 anni dopo, Jonathan aspira a diventare un gentiluomo, mentre Dario, ormai in fin di vita, dice a Dio, suo figlio, di andare a vivere dai Jostar. Al primo incontro tra Jonathan e Dio, si capisce subito che quest'ultimo ha intenzioni ostili. Infatti rende la vita di Jojo un inferno, isolandolo da tutti. Jonathan però conosce Rina, una simpatica ragazzina di cui si innamora. Venendolo a sapere, Dio fa in modo di allontanarla da Jojo. Dopo averlo scoperto, Jonathan si scontra con Dio, che per tutta risposta gli brucia il cane. 7 anni dopo, i due sembrano finalmente dei fratelli, ma George è costretto a letto per colpa di una malattia. Dio provvede alle sue cure, procurandogli le medicine. Jonathan, intanto, trova tra i libri una lettera in cui legge i sintomi della malattia di Dario, che sono identici a quelli di suo padre, quindi il sospetto cala su Dio, che infatti scambia le medicine con delle pillole avvelenate per uccidere George e accaparrarsi l'eredità. Jojo riesce però a prendergliene una con la forza, e per scoprire da dove proviene si reca nei bassi fondi di Londra, dove incontra Speedwagon, un tempista che con la sua banda prova a linciarlo. Jonathan riesce però a difendersi, e Speedwagon decide di aiutarlo, così riescono a trovare un cinese che forniva il veleno a Dio. Quest'ultimo intanto va in giro ad ubriacarsi e avendo rubato a Jonathan una maschera di pietra misteriosa decide di provarla. Uccidendo un passante e intingendo la maschera col suo sangue la fa indossare con la forza ad un altro. Questo però diventa un vampiro che quasi uccide Dio ma viene ucciso dai raggi del sole appena sorto. Tornato a casa Dio si ritrova davanti a Jojo scortato da Speedwagon e dalla polizia che lo dichiara in arresto. A Dio però non importa e prova a uccidere Jonathan per usare la maschera col suo sangue. Però George si mette in mezzo e viene accoltellato al posto di Jojo e poco dopo muore tra le sue braccia. Dio indossa la maschera e i poliziotti li sparano, ma ormai è diventato un vampiro e li uccide tutti. Per difendersi da Dio, Jojo e Speedwagon danno fuoco alla casa. Mentre Speedwagon viene sbalzato fuori casa, Jonathan e Dio salgono sul tetto e combattendo cadono giù nella casa in fiamme. Jojo si salva con molte ferite e Dio brucia. In convalescenza, insieme ad Irina, che lo ha curato in ospedale, Jojo incontra il barone William Antonio Zeppeli, un maestro dell'Amon, una tecnica che sfrutta la respirazione per creare onde concentriche che riesce a uccidere vampiri e zombie. Il barone vuole insegnargli a usare l'Amon per distruggere la maschera e sconfiggere definitivamente Dio, che intanto si è ripreso e ha trasformato in zombie Jack lo Squartatore. Il barone vuole distruggere la maschera perché da giovane suo padre la indossò e ciò lo portò alla morte. Dopo una settimana di allenamento, Jojo, Zeppeli e Speedwagon partono per Windright Slot, una città in cui stanno iniziando a sparire misteriosamente degli abitanti. Nella galleria che li porta alla città, i tre vengono fermati da Jack lo Squartatore, che ha ucciso il cocchiere e i cavalli e ha bloccato l'uscita. Appena il killer sferra il suo attacco, Zeppeli lo blocca senza sforzo e contrattacca, quindi Jack batte in ritirata. Jojo lo insegue con un bicchiere di vino. Se ne dovesse versare anche solo un goccio, Zeppeli non lo aiuterebbe più. Jonathan si addentra in un corridoio buio e Jack lo attacca a sorpresa, ma lui lo evita e grazie al vino che genera onde concentriche riesce a trovare lo squartatore e ad ucciderlo con un'onda. Arrivati a Windright Slot, i tre vengono derubati dalle provviste da un ragazzino. Lo raggiungono e lo acciuffano, ma era una trappola. Il ragazzino, di nome Poco, che era stato ipnotizzato da Dio, ha portato i tre all'ombra, così da permettere al vampiro di attaccarli con tutti i suoi zombie. Zeppeli e Jonathan attaccano Dio, ma il risultato è solo il braccio del barone congelato. Dio, per togliersi di torno i suoi avversari, gli scaglia contro i cavalieri neri Braford e Tarkus, che in vita erano servitori di Maria Stuarda, concorrente al trono della regina Elisabetta I, che con l'inganno vennero giustiziati. I due zombie attaccano i quattro, dividendo Jonathan dagli altri. Mentre Dio lascia lo scontro, Tarkus bada Speedwagon che sta curando il braccio di Zeppeli. Intanto, Jonathan viene buttato in acqua da Braford, però va a fondo, e recuperando dell'aria residua sotto le rocce, riesce a caricare il Turquoise Blue Overdrive, che riesce a scalfire Braford e farlo uscire dall'acqua. Braford però continua ad attaccare con i suoi capelli e la spada, ma Jonathan alla fine lo contrasta e vince lo scontro. Sul punto di morte, Braford trova la pace interiore e dona a Jojo la sua spada. Dopo ciò, si sgretola e muore. Subito dopo, Tarkus attacca Jojo e fa franare il terreno, ma lui e Zeppeli creano un deltaplano di foglie e portano in salvo Speedwagon e Poco. Tarkus li insegue e si schianta contro una torre, riuscendo ad entrarci. Gli altri atterrano davanti a una porta. Jonathan entra, ma rimane chiuso dentro e cade nella trappola di Tarkus. Poco riesce ad entrare e attivare la leva per aprire la porta, e Zeppeli entra, ma i suoi attacchi sono inutili e anche lui viene intrappolato. Due piccioni con una fava per Tarkus, che rompe il collo a Jojo e trancia a metà Zeppeli, che prima di morire rilascia tutta la sua energia a Jonathan.
Ciò gli guarisce il collo e riesce a uccidere Tarkus in due mosse. Dopo la morte di Zeppeli, sulla strada per il castello, i tre incontrano Dire, Strezzo e Tom Petty, compagni di Zeppeli giunti ad aiutarlo. Tutti insieme si avviano al castello, in cui, intanto, Dio lascia la sorella di poco in pasto ad uno zombie, ma Jonathan e gli altri arrivano appena in tempo per salvarla. Arrivato alla stanza di Dio, Jonathan lo vuole affrontare, ma Dire si avventa per primo su di lui, col risultato di finire congelato e morire sgretolato. Prima di morire, Dire lancia a Dio una rosa carica di onde nell'occhio. In quel momento Jonathan lo trancia a metà, ma il vampiro risucchia un po' del suo sangue e torna in piena forma. Però Jonathan lo attacca di nuovo con un overdrive infuocato, che Dio non riesce a fermare e che lo fa cadere giù dal castello. Prima di venire ucciso dalle onde, Dio si taglia la testa per non venirne colpito e il cinese la recupera e se ne va. Tornato a casa, Jonathan si sposa con Elina e partono in luna di miele per l'America. Tutto sembra essere finito, ma il cinese trasforma tutti i passeggeri in zombie e a capo di tutto c'è Dio, che vuole il corpo di Jonathan, l'unico che rispetta. Senza esitare, Dio recide le vene a Jonathan, che non può più respirare, ma che riesce comunque a scagliare un'onda sul cinese, che viene controllato da essa e ferma con la forza il motore della nave. Elina si trova davanti a una neonata, e per salvarsi dalle fiamme si chiude in una cassa. Dio attacca disperatamente Jojo, che però lo ferma e lo immobilizza. Jonathan muore stringendo la testa di quello che reputa suo fratello. Il motore cede e la nave esplode. Più tardi, la cassa si apre. Elina e il neonato sono salvi. E due giorni dopo, vengono ritrovati in una costa. Così si concludono le bizzarre avventure di Jojo, Phantom Blood. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e siamo qui con la recensione delle bizzarre avventure di Jojo, Phantom Blood. Ok ragazzi, questa, insieme alla seconda parte, è una delle mie preferite. A parte per l'uso dell'Amon, che poi praticamente viene dimenticato in tutte le altre parti. Quindi ragazzi, questa recensione sarà strutturata in questo modo, con i pro e con i contro. Prima vi esporrò tutti i pro di questa serie e poi tutti i contro. E poi alla fine andrò a dare delle votazioni per storia, azione e animazione. Ma iniziamo con i pro di questa prima serie di JoJo. Per prima cosa, ovviamente, Speedwagon. Vabbè dai, lasciamo stare le waifu e andiamo avanti. Ovviamente al primo pro c'è l'Amon, che praticamente è una specie di esclusiva per la prima e per la seconda parte. Sinceramente un po' mi dispiace, perché dopo l'introduzione degli stand, diciamo che l'Amon è diventato abbastanza trascurato, abbastanza inutile, abbastanza... Però devo dire che sinceramente tutti gli overdrive mi sono strapiaciuti, le scene degli overdrive sono sempre molto belle. Il prossimo pro. Allora, una cosa che mi piace veramente molto di queste prime due parti è la continuità della storia. La storia è molto lineare, non è come magari dalla terza parte in poi, perché insomma una volta che combattono contro uno stand e lo sconfiggono raramente si ripresenta quello stand, no? Perché comunque dopo ogni battaglia in Phantom Blood, come in Battle Tendency, c'è un'evoluzione del personaggio. E questa cosa mi piace molto. Prossimo pro. Il prossimo pro va a un piccolo dettaglio che sicuramente a molti sarà sfuggito, ma me ne sono accorto fin dalla prima volta che ho visto quella scena. Chi ha visto la serie o ha letto il manga sa che Tom Petty, stringendo la mano di una persona, può vedere il suo futuro. Quindi quando Jonathan gli porge la mano, lui la rifiuta, ma non perché non si fa così, usa la scusa in quel momento. In verità lui non accetta la mano perché sapeva già che se avesse stretto la mano a Jonathan avrebbe conosciuto il suo futuro. E questa piccolezza, questo diciamo easter egg, tutto in una scena, sinceramente mi piace molto, quindi è un pro anche questo. Un altro pro di questa serie, parlo proprio di tutta la serie delle bizzarre avventure di JoJo, non solo di Phantom Blood, sono le colonne sonore. Le colonne sonore in tutto JoJo, lo dovete ammettere, sono davvero stupende. Sono anche delle meme. Il tema della morte di Iggy, Abdul, anche il tema della morte di Jonathan. Quindi da questo punto di vista è un pro veramente colossale. Il prossimo pro va comunque alla storia. Alla storia in generale, perché la storia, anche se molto corta purtroppo, è veramente strutturata bene. Forse magari un buco di trama alla fine che magari vedremo più avanti. Comunque fino alla fine io non ho mai notato dei buchi di trama,
stato sempre tutto calcolato al millimetro, è sempre stato tutto geniale in questa serie. Vabbè, ovviamente si percepisce quel po' di ovvio, il personaggio principale vince. E invece no, perché alla fine il personaggio principale muore. E io sinceramente non me l'aspettavo. Sinceramente non me l'aspettavo quando ho finito Phantom Blood. Un altro pro, ragazzi, va alle scene d'azione. Dai, ragazzi, erano veramente fatte bene. Veramente fatte bene, dai. Magari peccano un po' dall'animazione, perché comunque parliamo del 2012, il budget era veramente, veramente scarso. Quello della David Productions, se andate a vedere, era veramente scarso. Ma se la sono comunque cavata abbastanza bene. E l'ultimo pro va a favore proprio del protagonista, va a favore di Jonathan, perché Jonathan, se ci pensiamo bene, è unico tra i JoJo, è l'unico gentiluomo, che tutti gli altri JoJo o sono sgarbati, o tradiscono la moglie, o sono incarcerati, magari anche ingiustamente, oppure sono dei boss della mafia pluriomicidi. Ha probabilmente il carattere più diverso di tutti. Quindi, ragazzi, i pro sono arrivati al termine, ditemi se magari c'è qualcosa che volete mettervi voi, scrivetemelo nei commenti. Ora passiamo ai contro. Il primo contro, ormai lo sappiamo già, va all'animazione. Giustifichiamo il fatto che la David Production comunque non aveva molti fondi, aveva un budget veramente scarsissimo per creare una serie animata, però se l'è cavata, dai, se l'è cavata, a parte magari l'episodio pilota, in cui in una scena intera di circa 5-6 secondi è stato fatto uno zoom fino alla porta, infatti la porta aveva una cosa 3 pixel. Qui secondo me potevano fare di meglio, anche nelle facce, guardate quella faccia di sfondo, forse alcuni non lo sapranno, ma in JoJo Phantom Blood, nell'anime, ci sono delle scene tagliate. Ci sono intere scene tagliate, ragazzi. Qui veramente ci sono rimasto abbastanza male, eh. Diciamo che la prima scena tagliata era un flashback, proprio una backstory di Danny e JoJo. Poi una seconda parte tagliata è quella di Speedwagon che si intrufola nell'ospedale. Ovviamente quando è entrato nell'anime era chiuso, non era aperto. Quindi lui si è dovuto intrufolare, facendo con i suoi modi da ladro, nel fine 1800, insomma. I bambini potevano fumare. Fumare, secondo la gente, faceva bene. Per questo Jonathan, quando si trova sull'albero con i bulli, lui fumava e salutava tranquillamente. Nell'anime non l'hanno messo perché era il primo episodio, dovevano fare bella impressione e tutto. Però nel manga c'è. Un altro contro, qui è probabilmente il più grande buco di trama di JoJo, forse. Sul finale, come tutti sappiamo, Erina con la bambina si nasconde nel baule in cui era custodita la testa di Dio. Infatti è la stessa che hanno portato sulla nave e tutto, infatti anche loro vengono trovati sulle isole Canarie dopo 2 giorni di deriva con quella cassa lì. Ma quando torniamo in Stardust Crusaders, quando ci arriveremo, vediamo che la cassa di Dio, quella dove era mantenuta la sua testa, è scesa in fondo al mare. Cioè, almeno che Irina non abbia avuto Kiss, non abbia sdoppiato il baule per farsene uno tutto suo e metterci dentro, non credo sia abbastanza fattibile questa cosa. Quindi lo reputo probabilmente il buco di trama più grande di JoJo. Ebbene, ragazzi, questo era l'ultimo contro. Ditemi se sono stato abbastanza obiettivo, perché penso di essere stato un po' troppo sbilanciato su questa recensione. Lo sarò su tutte, ve lo dico subito. Andiamo a dare una votazione complessiva. Per quanto riguarda la storia, la prima categoria, io darei comunque un bel 8. È strutturata veramente bene, secondo me il più grande buco di trama è proprio sul finale, come vi avevo detto, però per il resto niente, è veramente fatta bene. Per quanto riguarda l'azione vorrei dare un 8, però mi sbilancio più sul 7, perché comunque le battaglie sono veramente belle, ma in alcuni momenti possono sembrare statiche e questo diciamo che non è il massimo. Però comunque sono abbastanza godibili, questo dipende anche dalla casa produttrice. Per quanto riguarda invece l'animazione, non è la peggiore, non è quella animata peggio, non è quella animata peggio tra le serie di JoJo, lo sappiamo tutti qual è, però diciamo che non è animata benissimo, ovviamente è animata maluccio, ok? Parliamo nel 2012, 8 anni fa, non c'erano le cose di adesso. Che parliamo che ha comunque il budget abbastanza basso e tutto, però sugli sfondi, soprattutto sui personaggi in secondo piano, dovevano sforzarsi molto di più. Quindi niente, ragazzi, anche
all'animazione mollo un 7. Quindi ragazzi, il voto complessivo diciamo che è un 7 più. Il pezzo forte ovviamente è la storia, perché Araki si esprime con tutta la sua genialità in queste prime serie. Quindi ragazzi, questa era la recensione completa di JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Non so perché così a caso stavolta vi ho dato una traduzione in inglese del titolo, lasciate stare. Quindi ragazzi, sarà un bordello montarlo in 9 episodi, così se esce questa la più corta, come usciranno quelli da 48 episodi? Paura, 40 episodi da fare più gli ova, aiuto, in cosa mi sono cacciato? Quindi ragazzi, se questa recensione vi è piaciuta lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!